Ciao a tutti e a tutti, oggi siamo nel mio bagno come potete vedere per un nuovo episodio del Get Ready With Me. Se non avete visto il primo ve lo linko nella scheda qui sopra. In questo video invece di prepararci insieme ci strucchiamo, ci decomponiamo insieme. In realtà non sono truccata da tantissimo e oggi non ho fatto queste grandissime cose, semplicemente, tra virgolette, ho girato diversi video e quindi adesso mi devo struccare, anche perché guardate questa tinta. Non è che sta proprio messa benissimo, però ce l'ho anche da un po'. Ed è una tinta di Nabla, non mi ricordo il nome, però non è quella nera, che si chiama Black Champagne, ma è un'altra. Se andate sul sito di Nabla la troverete se vi interessa. Bella youtuber che non dice il nome del prodotto, ma comunque. Cominciamo subito. Per struccare sto utilizzando questa, che in realtà non l'ho mai provata, è l'acqua micellare bifasica. Io di solito usavo solo l'acqua micellare, però con questa, infatti non mi ci trovo tanto tanto bene, pizzica molto sugli occhi, infatti la utilizzo soltanto per struccare le labbra, soprattutto quando ho le tinte, questa si shakera, vedete, e toglie abbastanza. L'unica cosa è che comunque sia, soprattutto queste scure sono un po' complicate. Guardate l'effetto che fa, vedete, la trasporto un po' in giro, però alla fin fine si taglia. Poi ci togliamo gli occhialetti, adesso così non ci vedrò più niente, e sul viso specialmente passo l'olio di cocco, idem sugli occhi, però vado prima sul viso. Praticamente passo un po' di questo olio di cocco che d'inverno era solido, adesso naturalmente è tutto liquido, non so come farvelo vedere senza rovesciarlo ovunque. Comunque fidatevi che è proprio liquido. Infatti lo spalmo proprio sul viso. Non uso il fondotinta d'estate, però uso il correttore e comunque terra illuminante, quello c'è. Massaggio bene con l'olio di cocco che vi ho già detto nell'altro Get Ready, che è tipo una delle scoperte più entusiasmanti della vita, perché vi posso assicurare che è uno di quei prodotti che vi cambia proprio la skincare, anche se avete la pelle grassa, perché non va a ingrassare ancora di più, però struccata a Dio, anche se avete problemi di dermatite, cose, questa è perfetta. Passo anche sulle sopracciglia. E cosa ci raccontiamo? Allora, appunto, oggi ho girato dei video e mi sto portando avanti perché questa domenica parto. Non so voi quando vedrete questo video, probabilmente lunedì, i primi di agosto. Oggi è il 25, quindi insomma, mi sto portando avanti perché appunto dobbiamo partire e andremo in Grecia. Sicuramente se mi seguite su Instagram o se vi va seguitemi adesso avrete visto qualche foto o vedrete qualche foto. Andiamo a Creta, l'altra volta tipo 2 o 3 anni fa siamo andati a Corfù, quindi sono molto curiosa di vedere. Io non amo particolarmente il mare, però dai, più o meno ci sta, è rilassante. Ok, fatto questo mi lavo le mani col sapone e sul viso vado a bagnare questa che è una spugnetta, eccola qui. E con questa mi porto via tutta la sporcizia. Cioè, quanto ci ho messo a struccarmi? Niente. Io amo questo metodo. E oggi sono truccata poco. Però sostanzialmente anche quando sono truccata di più è perfetto. Poi mi asciugo il viso. E oggi, visto che sto facendo questa cosa con voi, provo a riutilizzare questo struccante sugli occhi invece dell'olio di cocco, perché ho paura che sennò con l'olio di cocco faccio un casino. E quindi, insomma, sappiate che si può usare anche sugli occhi, però oggi riprovo questa perché l'ho provata una volta, mi bruciava tremendamente, quindi spero questa volta vada meglio. Poi io ho gli occhi particolarmente sensibili, riusciremo. Tra l'altro ditemi se voi l'avete questa qui, come vi trovate, o se vi trovate meglio soltanto con l'acqua micellare. Io comunque la metto su un dischetto, tengo un po' premuto, vedete, facendo questo danza con le dita, così il prodotto si ammorbidisce bene, e poi cerco di portare via il mascara. Oggi non ne ho messo tantissimo, però dai, cioè struccare strucca, nel senso è buono, però brucia un pochino, non tantissimo oggi, forse perché ne ho meno di trucco sicuramente. Ecco, rispetto all'acqua micellare quella te la puoi anche mettere come collirio, non brucia, invece questa un po'. Però struccare, guardate, bene, benissimo, quanto è bello d'estate stare struccati. Ma infatti io mi trucco soltanto per girare i video, solitamente durante le mie giornate quotidiane non è che io mi trucco, anzi poi io non ho problemi a uscire struccata, struccatissima.
bellissima, sfattissima. Dovrebbero farlo un po' tutti, soprattutto d'estate. Soprattutto se voi vi abbronzate, perché come vedete io non mi abbronzo, ma questo ve l'ho detto già tante volte. Perché non mi piace su di me l'abbronzatura. Non perché io sia fissata, che fa venire rughe, macchie o cose, ma proprio perché non mi piace l'abbronzatura. Quindi evito, tanto ad abbronzarmi non mi abbronzo. Prendo due piccioni con una fava e mi risparmio tutta la trafila. Quest'occhio brucia leggermente di più. Sciacquo tutto il viso, però prima devo mettermi la mia solita fascettina, questa qui di Primark, che sapete che la adoro. Sciacquo il viso con l'acqua fredda, così mi tonifica un po'. E poi dopo, a proposito, passo anche il tonico. Eccoci qua. Prendo il mio solito tonico alla calendula che vi feci vedere anche la scorsa volta. Un dischettino. E questo va a togliere tutti gli eccessi di trucco che non abbiamo tolto. E vi consiglio sempre, non smetterò mai di dirlo, di farlo, perché non potete capire, dopo vi faccio vedere quanto sporco magari pensate di aver tolto, ma in realtà è rimasto sul vostro viso. Io lo passo anche bene sul collo e qui dietro le orecchie. Dun 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 dun. Pensavate di averlo tolto, ma in realtà era rimasto sulla vostra pelle. Quindi comprate il tonico. E oggi, perché mi sento buona, vado anche a fare un leggero scrub, perché un sacco di tempo che non lo faccio. Però solitamente ecco, non è una cosa che faccio ogni volta che mi strucco, anzi, proprio da evitare, massimo una volta a settimana. E questo qui è uno scrub della Saint Ives che avevo preso a Londra per pelle sensibile. Ed è tipo buonissimo, ne metto un po' qui e un po' qui. Mento, naso e fronte, praticamente nei punti critici, e lo massaggio per bere. Questo è uno degli scrub migliori che ho mai provato, perché non è troppo aggressivo, quindi mi piace tantissimo. Tra l'altro scrivetemi nei commenti se avete qualche prodottino per la skincare da consigliarmi, anche se devo farvi la routine aggiornata. Anzi, scrivetemi sempre, visto che ci siamo, se può interessarvi, perché qualcosina l'ho cambiata, non tantissimo, perché poi quando mi trovo bene con qualcosa è raro che mi metta a cambiare, insomma, perché non ha senso. Ok, dopo averlo massaggiato per un minutino vado a toglierlo sempre con la spugnettina. Poi lo scrub, state attenti, perché prima che togliete tutti i granulini, soprattutto di questo che ce l'ha minuscoli, è un casino. Ok, adesso che ho tolto bene tutti i granulini, risciacquo e tampono. Tra l'altro volevo rispondere a una cosa che mi chiedete in tantissime, visto che questo YouTube ancora non ve l'ho detto, e tra l'altro, se non lo sapete, quest'anno ho dato la maturità, però non vi ho ancora detto il voto della maturità, quindi rullo di tamburi. Oh, 75, e io sono tipo felicissima, perché ho sempre detto speriamo in più del 6, però 75, raga, super top. Così abbiamo sfatato anche questo mito, visto che davvero me lo chiedevate in tante. L'ho detto nelle live di Instagram, ma mi rendo conto che non tutti potete stare lì attaccati aspettando una mia live, quindi ecco qua, svelato il mistero. Ripeto, sono davvero felice. Magari per alcuni potrà sembrare poco, per alcuni potrà sembrare tanto, per me va più che bene, lo posso assicurare. Tra l'altro è passato tipo un mese da quando ho dato la maturità, sembra una vita fa. Vi giuro, mi sento così leggera, leggiadra. Ora, ultimo step, crema viso. Io utilizzo la mia solita best friend, questa qui è la crema eterea di Neve Cosmetics, che tra l'altro ha un profumo buonissimo ed è anche quasi finita. Facciamo uno sforzo. La massaggio bene. Questa tra l'altro anche d'estate non dà fastidio, quindi la amo. Non so ancora, a proposito della vacanza, se vloggerò, ma molto probabilmente sì. E molto probabilmente forse vedrete i vlog dopo questo video, quindi spero possano interessarvi, e possa interessarvi soprattutto vedere quello che ho combinato, diciamo così, in Grecia. Sarò con i miei, quindi niente feste, cose pazze, ma non l'avrei fatte comunque, conoscendomi. Però ecco, è una vacanza diversa. Tra l'altro una delle prime volte che prendiamo la macchina per andare in giro, perché di solito comunque o giriamo in taxi, a piedi, con i mezzi, insomma, dove è possibile naturalmente. Però ecco, sono proprio felice di riandare in Grecia, perché mi è piaciuta tantissimo. Sono praticamente tutte città bellissime. E quindi noi abbiamo completato, c'è un piccolo cambiamento tra il primo e il dopo, ma comunque sia, dettagli. Spero comunque vi possa interessare questo genere di video. Io vi mando un bacione immenso, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, vi aspetto, e se non siete iscritti iscrivetevi. Ciao!